Ciao e bentornati ragazzi, bentornati sul mio canale. Parliamo ancora di Juventus Udinese all'antevigilia di Milan-Juventus, il big match della prossima giornata di campionato. Ci aspetta un gennaio infuocato dal punto di vista degli eventi sportivi, quindi su questo canale troverete tantissimi contenuti quotidianamente, quindi vi invito a iscrivervi al canale perché so e la maggior parte di voi non è iscritta al canale. E cerchiamo di affrontare bene questa analisi a freddo della partita di ieri, perché ci sono cose che sono andate bene e cose che sono andate male. A livello emotivo, da tifoso, qual è la cosa che vi ho raccontato di ieri, subito a caldo? Ovvero la sensazione che mi dà questa Juventus è di poca solidità. Ho come l'impressione che quando gli avversari hanno la palla possano essere sempre pericolosi, che possano creare situazioni da gol. E per carità, ci può anche stare dal momento in cui tu produci 18.000 azioni da gol e ne butti dentro 6 o 7. E quindi porgi un po' il fianco, vai in debito d'ossigeno e quindi non riesci in un certo senso a opporti a quelli che sono gli attacchi avversari in piccole situazioni. Invece no, ieri la Juventus è stata anche improduttiva nel primo tempo, in particolare anche in zona gol, e quando gli altri attaccavano c'era da cagarsi addosso. Questo è il senso di quel che vi ho detto ieri. Ieri abbiamo meritato di vincere perché abbiamo giocato una partita a due facce: primo tempo orribile, secondo discreto. Però quella sensazione di cacarmi addosso non mi piace. Io voglio una Juventus in pieno controllo della gara, con fasi difensive ben fatte, curate, non lasciate al caso. Perché ieri il povero Cristo Bentancur, che ha dovuto fare gli straordinari, era l'unico personaggio a far filtro del centrocampo. E quindi le scorribande dell'Udinese andavano a buon fine perché andavano in superiorità numerica, saltavano la linea di pressing del centrocampo e si trovavano 3 contro 4 contro i difensori direttamente, mettendo così in difficoltà De Ligt e Bonucci. Ho visto tante critiche alla difesa, ma ragazzi, non va criticata la difesa di per sé, va criticata l'intera fase difensiva, perché il problema parte da più lontano, parte da un centrocampo che fa poco filtro. E ovviamente, se tu vai a sollecitare tanto la linea difensiva in quel modo, è normale che mandi in debito d'ossigeno il buon De Ligt e Bonucci, e qualche cagata gliela devi concedere a quel punto. Il punto è che se noi non mettiamo delle contromisure agli attacchi avversari, difendendo a 50 metri dalla porta, è un casino perché, ragazzi, non si tratta solamente di difendere, ma si tratta anche di correre alle spalle per ben 50 metri. Cioè, la fase difensiva è un aspetto che va assolutamente curato. Assolutamente curato. È un dettaglio non da poco, ragazzi, perché l'Udinese ha tirato 7 volte in porta, 2 volte ha preso la traversa con Ziegler e con Strigger Larsen. Ragazzi, non va bene. Cioè, ieri in fase difensiva eravamo in apnea totale. In apnea totale. Però vi dicevo, partita a due facce. Secondo tempo molto meglio. Che cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo? Nel primo tempo è cambiata, dal primo tempo al secondo è cambiata tanto, tanto la qualità nella manovra. Cioè, li abbiamo stanati. In che modo? Col giropalla un po' più rapido, cercando di pressare nei punti nevralgici del campo, nei loro punti deboli. Abbiamo recuperato palla un paio di volte e nella transizione corta siamo riusciti a fare male. Punto. Semplice. Abbiamo difeso benino, abbiamo recuperato palla bene, abbiamo controattaccato e siamo riusciti a segnare, prendendoli contrattempo. Ma è questo che dobbiamo fare anche con le squadre piccole. Ieri vi ho detto che la potenzialità di questa Juve di attaccare in contropiede, secondo me, è elevatissima, perché ha giocatori di gamba, giocatori di grande tecnica che mangiano il campo e lo divorano. Perché ieri ci sono state un paio di situazioni di transizioni positive, ovvero di contropiedi, sfruttati bene, chiusi a gol, appunto con il gol di Ronaldo. È figlio di un contropiede ben condotto. Noi abbiamo i giocatori per correre, sgroppare, e molto spesso un po' di sano attendismo, mixato ovviamente al pressing offensivo, può essere una buona soluzione. Se tu fai difficoltà a trovare degli spazi perché la manovra è lenta, perché c'è poco movimento a centrocampo, cazzo, fai un po' di giropalla dietro, fatti venire a pressare un pochettino. Quando si liberano, scateni quell'azione là, perché hai le individualità da sfruttare con
vari Chiesa, Kulusevski, cioè ne abbiamo. Ronaldo, non è devastante Ronaldo in contropiede? A me pare proprio di sì, perché diventa imprendibile. C'è stata l'azione del primo gol dove recuperiamo palla in zona avanzata di campo, lui si sposta, fa un minimo scatto di 5 metri e calcia in porta direttamente. Cioè queste situazioni dobbiamo sfruttarle, dobbiamo quindi migliorare tanto la fase del recupero palla e la fase difensiva. E dobbiamo mixare quel sano attendismo per contrattaccare in contropiede, perché abbiamo questa caratteristica nelle corde e non la sfruttiamo mai. Ragazzi, ci sono allenatori che del contropiede ne hanno fatto un'arma letale e vincente. Ora non parlo Mourinho perché quello è l'estremo del difensivismo applicato. Però vi dico, ci sono allenatori come Klopp che non disdegnano di un po' di sano attendismo e di contropiede, perché hanno i giocatori. Perché Liverpool ha i giocatori per poter fare questa roba qua. Quindi c'è tanto da lavorare, perché ripeto, la squadra non mi pare ancora totalmente solida. Dobbiamo migliorare nella fase di costruzione delle azioni, perché vedo poco movimento nel primo tempo, lenti, prevedibili, anche poco furbi. Nel secondo tempo la squadra è cambiata, perché credo che ci sia stata quella molla tac per cercare appunto di portare a casa questa partita. Adesso passerei direttamente invece, ragazzi, al pagellone, perché ovviamente qua mi prendo la lista. Pagellone, per non dimenticarmi nessuno. Wojciech Szczęsny, sei, è stato elementare, ecco. Danilo, 6,5, migliore della difesa in assoluto. Cioè, secondo me ieri Danilo è stato determinante, bravo, 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 bravo. Mi sta stupendo. Ho chiesto ieri su Twitter che cosa mangiasse a colazione, perché voglio iniziare a fare la colazione di Danilo se con questi risultati. De Ligt, gli do 5,5, così come gli do 5,5 anche al buon Leonardo Bonucci. Alexandro, 5, non mi ha convinto più di tanto di tutta la prestazione. Federico Chiesa, 7,5, gran partita di Federico Chiesa, che sta stupendo, tanti a meno, sinceramente no, me l'aspettavo così determinante alla Juventus. Bentancur, 7, gran partita in solitaria a centrocampo, l'unico che ha fatto filtro, ha dato il là a 2 gol della Juventus, quindi complimenti a Rodrighino, Rodrigão, Bentancur. McKennie, 6, partita un po' opaca, ci si aspetta di più da lui. Ramsey, 6,5, è stato bravo. Croce, delizia, perché fatto un passaggio disastroso dietro, mi sono caccato addosso quando l'ho fatto, c'è stata una situazione in cui l'Udinese poteva far gol, però tutto sommato è stato un giocatore, ha fatto una buona prestazione, perché ci ha aiutato, ecco, nella costruzione delle azioni eccetera, quindi tutto sommato non me la sento di dare addosso a Ramsey. Dybala, 6,5, mezzo punto per il gol, perché altrimenti la prestazione non era brillante, era sufficiente, ma da lui ci si aspetta di più. Manca polvere di stelle, ragazzi, manca un po' di polvere di stelle. Cristiano Ronaldo, 8, cazzo gli volete dare a Ronaldo? Cioè determinante, lo chiami in causa, boom, segna. Pirlo, che voto gli diamo? 6,5, può fare di più, può fare sicuramente di più sulla preparazione delle partite e su certi meccanismi che in campo ogni tanto latitano e dovrebbero invece vedersi e palesarsi. Poi voglio aggiungere un bonus track, 8 a Pinsoio, che cantava per tutta la partita, dai ragazzi non molliamo, cioè di cosa stiamo parlando? Capultra Pinso. E infine voto 5 all'arbitro, gestione dei cartellini gialli imbarazzante. Cioè arriva De Maio, ha spedito Dybala a casa sua in un'entrata e l'ha fatto volare in Argentina, trattenuta di non mi ricordo chi caspita era, Alexandro, non mi ricordo, qualcuno, Federico Chiesa. Chiesa trattiene qualcuno, giallo subito, due secondi dopo quell'azione là, e dai, cartellini gialli anche qua, gestione imbarazzante. E queste robe qua pesano, nell'economia di una partita pesano, quindi male l'arbitro, male, ancora una volta male, e mi lamento dopo una vittoria, male, male, soprattutto dopo una vittoria. Ragazzi, ci vediamo più tardi in un video serale per parlare di calciomercato. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e sempre fino alla fine, forza Juve.